Salve a tutti ragazzi, sono Guardamasco e siamo di questo nuovo episodio di Clash of Clans, siamo bentornati. Come potete vedere qui sono iniziate le sfide stagionali di giugno, non so bene cosa sia. Al nuovo pass battaglia. No, non mi frega un cazzo di vedere quel video, basta. È la nuova stagione, quindi era pass battaglia. Ma tutte queste risorse? Ci hanno riempito. Vabbè. Non so per quale motivo, penso di aver che abbiamo riscattato i premi stagionali. Vabbè, prima di far ciò, vi faccio vedere che la guerra è terminata e l'abbiamo vinta 38 a 30, con un, ovviamente un bonus bottino massimo che una persona poteva tenere, ovvero il mio, essendo il primo giocatore del clan. Diamo un'occhiata a notizie. Durante questo evento potrei donare truppe, incantesimi, macchine serie, castello del clan, per scontato di una sola gemma per donazione. Facciamo dei miglioramenti, ovviamente, visto che possiamo farlo. Torre dello stregone. Stiamo facendo le aeree, portiamo avanti le aeree, già che ci siamo, no? È un peccato cazzo che non ci sia stata la possibilità di raccogliere tutto, diciamo, ma il fatto che la tesoreria si sia limitata. Davvero un peccato. Qui possiamo potenziare qualche truppa, no? Che ne dite? Vediamo un po' cosa potenziamo. Il P.E.K.K.A? Lo usiamo? No. Quindi potremmo potenziare. Qualcosa che usiamo? Non usiamo un cazzo noi in realtà. Che usiamo? La gelo ce l'ha al massimo. Minatore non li usiamo, non usiamo proprio niente. Non usiamo nulla. Non usiamo nulla, quindi non ci serve a nulla. Vediamo un po' se possiamo potenziare qualcosa con l'elisir a parte le. A parte i muri, se no ci facciamo i muri, chi se ne frega. Facciamo dei muri, vai. Muro livello 10, questo, no? No, dobbiamo fare questi. Quindi andiamo di qua. Ci facciamo una bella linea di muri, qua. Così. Ecco qua i muretti che salgono. Ancora uno. Dai, ancora uno e basta. Perfetto. Ora diamo un'occhiata un po' a questo nuovo pass battaglia. Che dovrebbe essere qua. Ricompensa. Sì, era deposito stagionale quello. Però si era bloccato ovviamente perché c'era riempito depositi. E di conseguenza quello che rimaneva non ce l'ha potuto dare. Da quanto ho capito, no? Perché il massimo 10 milioni. Noi siamo arrivati anche più di 10 milioni, no? Quindi ci ha dato proprio tutto quello che ci aspettava. Non c'è limite allora, cioè non c'è una capienza limite. Mi sembra, perché era più di 10 milioni. Boh, perfetto, quindi non abbiamo perso nessuna risorsa. Meglio così. Qui ritiriamo ancora questo. La War League la facciamo? Sì, c'è visto una guerra. Probabilmente cambierò clan, perché c'è un ragazzo che mi ha proposto di entrare in un clan. E vedremo appunto di entrarci. Quindi andiamo a fare il nostro attacco di oggi. Qui dobbiamo far addestrare un esercito. Quindi lo facciamo addestrare e passiamo subito al nuovo attacco. Molto bene comunque il fatto di questa roba stagionale, che ovviamente ci ha dato una ricompensa assurda a livello di risorse, che ci ha permesso di fare dei potenziamenti importanti che altrimenti non avremmo mai fatto, perché giustamente giocando poco non possiamo accumulare molte risorse. Attacchiamo questo. Gestito abbastanza male come villaggio, ha molte risorse. Cioè ha delle difese forti ovviamente. Il fatto che ha tre inferno singolo potrebbe essere un problema, però perde sicuramente non perdiamo, quindi proviamoci. Perfetto, gelato bene. Continuiamo. Cazzo. Ah no, sono riuscito a tirarla quella gelo, perfetto. Boh, allora la maggior parte del villaggio è andata giù. Molto bene. Riusciamo? No, non riusciamo a buttarla giù, merda. Peccato. Questa sarà la nostra disfatta, cazzo. Come vedete non siamo riusciti a buttare giù l'inferno. Ora questa qui farà un devasto dei nostri draghi. Per pochissimo, come sempre, però è molto forte.
56. Vabbè, sì, abbiamo giocato bene. Ci sta. Ma c'è ancora il Re Barbaro che sta facendo il devasto in giro. Ora verrà proprio ucciso. Quindi terminiamo la battaglia andiamo a evitare di fare un inutile massacro al nostro povero Re Barbaro. 266.000 di oro, 262.000 di Elisir, 4.705 di Elisir Nero, 13 super trofei e poi ovviamente il bonus della Lega che non vedete, l'87% del bonus, 174.000 di risorse e 1.061 di Elisir Nero. Perfetto. Quindi per questo attacco di oggi è tutto, non ho altro preparato, ovviamente ne avrei fatto un secondo e basta, ci vediamo presto nel prossimo video e ciao.